vorrei, come dire, che anche i registi, che gli aspiranti registi, un po' credessero a quello che stanno facendo, pensassero che anche se devono fare la pubblicità dei pannolini ci credessero veramente un pochettino, perché altrimenti, come dire, magari guadagneranno tanti soldi, ma il cinema se n'è andato da un'altra parte. Mi piace dire, come diceva Mereghetti, perché... La dieta televisiva delle nuove generazioni, e questo è un dato di fatto, è fatto essenzialmente di fiction, cartoni, reality e tal. In questo momento quella signora, quell'altro ragazzo fanno parte dei 23 milioni di persone che tutte le sere, invece di stare negli 11 milioni che sono la parte qualitativamente peggiore del consumo, fanno altro, ascoltano la musica, usano il telefonino, guardano Sky e usano internet. Questo è il problema per cui la televisione è brutta in Italia, che non è colpa tua, è colpa del sistema televisivo industriale. Non so quanti di voi sanno che nel momento in cui fate un audiovisivo e poi decidete di stamparlo su DVD, CD-ROM o quant'altro, metterlo su internet, avete bisogno di ottenere una licenza di sincronizzazione delle musiche che utilizzate. Lo sapevate? Ci possiamo, cioè posso scambiare i contatti con lei dopo, perché... Questa è la domanda. La risposta è no. È tutto da rifondare il sistema di comunicazione e di contenuti all'interno dei negozi, all'interno del retail. Lì dentro ci sono delle storie che vanno raccontate, dei touch point, come si dice oggi, che debbono essere valorizzati proprio attraverso queste storie, attraverso questi contenuti che voi dovreste essere in grado di produrre in una maniera che non è più quella del cosiddetto cinema di papà, come diceva per le mie generazioni Godard. Credo che anche nel campo della pubblicità non si siano ancora capite e sperimentate tutte le possibilità che il mezzo offre. Gli spazi pubblicitari ancora su internet, sui siti di news, su Notre, Repubblica, su anche i siti internazionali prevalentemente, sono ancora costruite e offerte agli investitori con una mentalità di spazio. L'idea crea valore, non lo spazio.